A Murta nel 2017 ha vinto una zucca particolare, la zucca di Giorgio Zerbino, agricoltore, contadino, così per passione, per hobby, fa solamente merce per la sua famiglia, fa poche cose da questo punto di vista, però ha fatto la zucca vincente, e la zucca vincente è anche rosso-blu. Dov'è che è questo paradiso terrestre, poi vengono fuori queste zucche? È sotto Righi, è in cima, a via Domenico Chioda, avete visto le immagini del porto, avete visto le immagini del giardino di Giorgio. Giorgio, il Zerbino, come hai fatto a vincere questa zucca? Sono rimasto sorpreso, perché io non so come ha fatto a vincere, perché sono la gente che sono andate a vedere a Murta, hanno votato sta zucca. Quanti voti ha preso sta zucca? Circa 600. Sta zucca? Sì. Mi hanno detto circa 600. 600 voti. 600 voti. E praticamente la vittoria è arrivata domenica pomeriggio, intorno all'ora di pranzo, quando il Genoa batteva il Crotone. Perciò questa zucca tu a chi la vuoi dedicare, Giorgio Zerbino? La dedico a Ballardini. A Ballardini, perché ci vuole una zucca grossa per salvare il Genoa. E ci vuole una zucca grossa, siamo d'accordo, però questa potrebbe essere sufficiente, anche se non è tanto grossa. Perché? Ti è già venuto a trovare Ballardini, già vecchia, da vecchia data. Ballardini, dopo qualche giorno che era qua a Genova, che è ritornato, è passato e mi ha... e l'ho salutato. Giorgio, beh, complimenti, è la prima zucca rosso-blu, anche questo fa parte di tutti i record che il Genoa ha accumulato nella sua vita, e sono tanti.